In seguito all'attivazione della verifica in due passaggi, se utilizzi la casella PEC su un programma di posta come Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail o altri, per motivi di sicurezza occorre generare una password dedicata per utilizzare la casella e l'archivio PEC sul programma di posta. In questo video ti mostrerò come fare. Collegati a gestione account PEC raggiungibile dalla pagina account.aruba.it/PEC. Inserisci nei rispettivi campi la tua casella PEC e la password. Clicca Accedi. Apri la notifica ricevuta sul dispositivo associato alla verifica in due passaggi e tocca Autorizza per confermare l'operazione di autenticazione. Una volta effettuato il login, dal menu di sinistra scegli Password programmi posta. Clicca Attiva per procedere. Solo se visualizzi l'avviso «Non hai abilitato gli accessi per usare la PEC anche sui programmi di posta», devi abilitare almeno uno dei protocolli di posta IMAP, POP, SMTP tramite la webmail PEC versione Smart dal menu Impostazioni, sezione Gestisci su Client e scheda Abilitazione e accessi. Per procedere, clicca Copia per copiare la password e incollala nel campo Password dei parametri di configurazione della casella e dell'archivio PEC sul programma di posta da te in uso. Chiusa la schermata in cui è visibile la password, non ti sarà più possibile recuperarla, ma dovrai generarne una nuova. La precedente password rimane valida per un tempo limitato, in modo da garantire la continuità in fase di modifica della precedente. Nella parte superiore del pannello puoi notare dove puoi utilizzare la password. In questo esempio può essere usata per il programma di posta. Ti informo che la password per il programma di posta ha una scadenza di 90 giorni. Alla scadenza è necessario generarne una nuova tramite il pulsante indicato e sostituirla nel campo password dei parametri di configurazione della casella e dell'archivio PEC sul programma di posta da te in uso.